Inizia ufficialmente la GTA! Amici, mi trovo al lago Vannino, Alta Val Formazza. Alle mie spalle il rifugio Margaroli, dove ho dormito questa notte, è un rifugio del CAI. E adesso sono pronta, perché ieri era il giorno zero di avvicinamento che ho fatto da Valdo, perché purtroppo il passo del Nefelgiù dovevo farlo, ma avete visto che cosa è successo in questo periodo? Alluvioni, crolli, frane, sfollati, chi più ne ha più ne metta. Quest'anno l'estate è andata un po' così. Ma ora siamo pronti, l'ho già spostato troppo, si è fatto attendere, sono ufficialmente sulla GTA. Quindi oggi prima tappa si va all'Alpe d'Evero, un altro posto dove io ho lasciato il cuore, non ci resta che partire. Sono troppo felice di essere qui, tra l'altro vedere questa neve un po' rossa perché c'è tutta la sabbia del Sahara, vabbè, magico. Comunque il passo del Nefelgiù è ancora piuttosto impraticabile, però avete altri due modi per salire, come ho accennato: da Canza, una bella escursione, oppure da Valdo se volete accorciare un pochettino prendendo la seggiovia, accorciate quei 400 metri di dislivello. La funivia non funziona in presenza di temporale, però in tutti gli altri momenti sì, anche quando c'è la tempesta come in questi giorni, ahimè. Il rifugio Margaroli è un rifugio CAI, sono gentilissimi, non vedo l'ora di cenare. E poi, vabbè, adesso è luglio, è vero che ci sono state le alluvioni, comunque tutti i nostri compagni di avventura in rifugio sono solo tedeschi, che faranno la GTA, la faranno a pezzi intera, non lo so, però tutti tedeschi. Italiani, c'è bisogno di noi in queste nostre belle montagne, o no? Bene, comunque domani, che questo è il giorno zero, domani è il giorno uno, si va al Devero, un altro posto dove io ho lasciato un pezzo di cuore. Per raggiungere il passo, la scatta Minoia, c'è ancora un po' di neve, adesso metto i ramponcini, poi spero che una volta passato, magari oggi e domani per arrivare all'Alpeveglia, di neve non ce ne sia più così tanta. Arrivati al passo, la scatta Minoia, andiamo a vedere il bivacco Ettore Conti, visibilissimo. Io l'ho già aperto, è un bivacco proprio di emergenza. Però facciamo questo bivacco tour. Quella sono io, molto rudimentale, ma c'è tutto. I rifiuti, porta le valle con te, il salvadanaio c'è e abbiamo persino un appendino. Reti, quante reti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anche 9. E una bella vista. Eccola la vista. Ciao e benvenuti in Svizzera. Allora, adesso che siamo qui al bivacco, facciamo un piccolo discorso di inizio percorso. Io purtroppo ho dovuto rimandare la partenza svariate volte visto il meteo di quest'anno, e al rifugio Margaroli appunto mi dicevano che una stagione così disastrosa non l'hanno mai vissuta, perché non c'è gente. Effettivamente questa prima tappa c'è molta neve, assolutamente ramponcini,
Però basta un'altra settimana così di sole e si fa tranquillamente. In realtà si fa anche ora, però è neve marcia, quindi molto molle, però è in piedi, quindi molto scivolosa, molto faticoso. E bastava una giornata brutta, piovosa, uggiosa come quella di ieri per non viverla in serenità. E visti tutti i disastri di questi ultimi tempi, doveva solo accompagnarmi al punto di partenza, invece poi ha deciso di darmi supporto e con me per qualche giorno ci sarà Daniele, che è il mio compagno. Sono molto contenta anche perché voglio dire una cosa che di solito sta dietro le quinte, che non si sa vedendo questi video. Io mi invento dei progetti e poi li costruisco fino a farli, poi voi vedete il lavoro finale. Ecco, è un anno che io lavoro alla GTA e chi mi ha dato supporto, sostegno in tutto questo anno è lui. Io dicevo, voglio fare questa cosa, lui arrivava dal lavoro, io, guardami il progetto, aiutami, scriviamolo. Abbiamo fatto il progetto insieme, l'abbiamo mandato agli sponsor, abbiamo fatto il progetto per tutti i lavori che verranno poi fuori da questo, nell'ottica anche di essere utili, di essere d'aiuto. E quindi è stato un lavoro doppio, perché io quando mi sconfortavo, lui credeva in me. E questo appoggio l'ho sentito tantissimo, se io non so se sarei qui alla prima tappa ora. Quindi mi ero buttata parecchio giù e lui è qui a darmi sostegno nelle prime tappe, a dimostrazione del fatto che è un cliché, è vero. Tante volte noi donne siamo portate a scegliere tra amore, famiglia, affetti, passioni, lavoro, carriera, eccetera. No, se posso dare un consiglio, un piccolo consiglio è sceglietevi qualcuno con cui camminare insieme, metaforicamente parlando e non solo, perché fa tutta la differenza del mondo. Ora, dopo questo pippone romantico, lui sarà con me qualche giorno, quindi lo vedrete nelle riprese, poi proseguo da sola. Adesso però voglio farvi vedere la strada che abbiamo davanti a noi e lui in che condizioni è adesso. La strada, purtroppo c'è arrivato il nuvolone, e lui. E poi ci sono anche i tedeschi che stanno arrivando ora. Piani tedeschi, italiani, boh. Non so se lo potete apprezzare dalla videocamera, ma sto pestando una neve rossiccia. Qui sono in un vallone dove non si vede ancora il fondo, praticamente questa non può essere la terra che si mescola alla neve. E siccome c'è stata la, diciamo, tempesta di sabbia del Sahara, facendo 2 più 2 mi viene da pensare che tutta questa sia la sabbia delle dune del deserto arrivata fin qui. Nell'ultimo anno abbiamo assistito tanto a questi fenomeni. Io tipo ho sempre la macchina ricoperta di sabbia. Siesta, siamo tipo a metà tappa, tra un po' vedremo già il lago di Codelago, il Devero, e poi cambia lo scenario. Ebbene sì, sono circondata da tedeschi, non capisco perché non ci sono italiani, sono l'unica con Daniele qui a mio fianco, però tedeschi ce ne sono tanti. Pausa a Crampiolo, perché qua è un posto incantato, secondo me è proprio il posto da fiaba per eccellenza. Poi Daniele non l'aveva mai visto ed era da tantissimo tempo che gli parlavo di Devero, Valformazza, eccetera, che sono i miei posti del cuore, quindi sono troppo felice che finalmente lui sia qui. Daniele, bello, vero? Sta mangiando, siamo qua a prenderci, io continuavo a menarla con sto yogurt e quindi siamo a Crampiolo a mangiarci lo yogurt. Poi adesso qualche minuto ancora arriviamo alla piana del Devero. E per oggi fine tappa. Tra l'altro, io vi devo confessare una cosa. Ieri, quando sono arrivata al Vannino, avevo molto freddo perché il tempo era brutto. Quindi io non mi sono né lavata,
Me cambia, cioè io non ho mai tolto questi vestiti, io ci sono anche andata a letto. E posso confermare quello che dicono della lana merino che non ti fa puzzare, perché non puzzo, giuro. Però saranno lerci da morire questi vestiti. Devo andarli a lavare prima che cali la luce. Bene ragazzi, prima tappa fatta. In questo momento sono al rifugio Castiglioni, un altro rifugio del CAI all'Alpe d'Evero. E dopo la pausa che ci voleva, la pausa a Crampiolo, eccoci arrivati qui. Ci abbiamo messo un po' oggi, ma anche i tedeschi, cioè bene o male tutti quanti avevamo lo stesso ritmo, perché c'era ancora molta neve. Era la parte alta un po' più marcia, quindi il piede affondava un po', scivolava un po', poi l'altro non si andava mai a sprofondare sotto, però comunque la neve era tanta. E noi abbiamo usato i ramponci, tutti hanno usato i ramponcini, non so se qualcuno può farlo senza, io aspetterei ancora un po'. Però è un anno particolare, magari quando voi vedrete questo video, se state pensando di programmare la vostra GTA, sarà diverso. Comunque sono un buon 1000 passi di dislivello a scendere, non è tanto alla salita, è ripida, però è breve, fino ad arrivare al passo Scattaminoia. Però ecco, molto ripida, e in quelle situazioni di neve si rallenta un po'. Poi dal passo c'è tutta la discesa nel vallone, fino a poi a incrociare il lago di Codelago, prima ancora l'Alpe Forno, e poi si arriva a Crampiolo ed Evero, ed è un discesone morbido, costante, lungo, però non è quella la parte complicata. La parte complicata è da Vannino a Scattaminoia, perché c'era questa situazione di neve. Se voi lo fate senza la neve è un'escursione molto bella, ma era bella anche oggi, cioè in realtà era veramente spettacolare, ed è un'escursione super consigliata, un po' perché io ci sono legata a livello sentimentale a questi posti, e un po' perché meritano, meritano davvero tanto. Ora ci si rifocilla, e che una fame boia. E domani la tratta all'Alpe Veglia, che sarà ancora un po' innevata così. Inoltre hanno appena avuto grossi problemi tra sfollamenti e problemi elettrici, crolli delle strade, insomma. Non so che situazione troverò, però forse dopo quella il piede è un po' passato e lì arriverà la stanchezza, arriveranno altre cose, però almeno questa situazione neve un po' va a migliorare. Vediamo cosa succede. Comunque, ora pausa. Camminerò.